Ok. Bene, bentornati. Allora, intanto chiedo se c'è qualcuno collegato che non c'era stamattina. Scrivo anche in chat. Vediamo un attimo così capisco se posso ripartire direttamente da dove ero arrivato oppure se riprendere magari qualche concetto di base. No, scorrendo un attimo i nomi in chat, cioè sì, sicuramente era anche gente che era presente questa mattina. Sì, Io alcuni non nomi me mi li ricordo ricordo, tutti, però. però esatto, non tutti perché stamattina era un bel numero. Ok, direi che possiamo prenderlo più come un silenzio assenso rispetto al fatto che c'erano tutti, volendo escludere di averli già fatti addormentare nei primi 3 minuti, penso che questo silenzio si possa spiegare con il fatto che tutti i presenti erano già presenti stamattina. Benissimo. Allora, a questo punto recuperiamo le slide. Eccoci qua. Ok, allora niente, stamattina abbiamo finito la parte diciamo, introduttiva parlando di servizi ecosistemici, che è un concetto molto importante. C'erano un po' di calcoli, vi faccio vedere l'ultima slide che mancava, dove c'è la fonte di una fonte molto interessante che è rapporto ISPRA 2018 sullo stato del capitale naturale in Italia, che spiega tra le altre cose anche tutto il metodo di calcolo, per cui dare un valore monetario ai servizi ecosistemici non è una cosa immediata, è una grande conquista, nel senso che, come vi dicevo, fino a prima degli anni 90 del Novecento li consideravamo una cosa assolutamente ovvia, scontata, gratuita e alla quale non veniva attribuito alcun valore. O quantomeno con valori monetari. E quando all'inizio degli anni 90 si è cominciato a capire che il sistema naturale ci fornisce servizi ecosistemici, stava entrando in crisi, ovviamente si è posto anche il problema di valutare, di calcolare quanto tutto questo potesse venire a costare. Sono calcoli in realtà molto diversi tra loro, indicatori molto diversi, eccetera. Comunque ci sono alcuni schemi di calcolo, diciamo che se qualcuno di voi vuole approfondire anche la parte, diciamo, metodologica, sono spiegati in un discreto dettaglio su questo documento del quale ho incollato il link in fondo alla slide. Quindi se qualcuno ha interesse o è appassionato di queste cose, può andarsi a recuperare questi numeri e che, ripeto, per quanto mi riguarda, sono una grande conquista perché dare valore monetario ai servizi ecosistemici è davvero il primo passo fondamentale per per capire bene anche l'importanza di tutelare i sistemi che li producono. Inizio il pomeriggio di oggi con una frase, in realtà ammetto banalotta, nel senso che è una frase che abbiamo già visto in mille salse, attribuita a Albert Einstein, che diceva appunto che non possiamo pretendere di risolvere i problemi pensando allo stesso modo di quando li abbiamo creati. Questa è una frase che appunto appare banale perché è un po' già vista tante volte, credo, da ognuno di noi. E però così banale non è.
perché quello a cui ci troviamo di fronte a tutti i livelli, dalle nostre amministrazioni locali fino in qualche caso anche a decisori di livello più alto e più ampio, spesso si nota una tendenza a individuare delle ricette per risolvere i problemi ai quali ci troviamo di fronte, che sono delle vere e proprie emergenze, appunto. Cambiamento climatico, perdita di biodiversità, questi sono le due macro questioni a livello globale che rappresentano le sfide maggiori per l'umanità nel suo insieme, ma anche le questioni locali, pensiamo a problemi localizzati di dissesto, di frane, di problemi con la gestione dei fiumi, eccetera. Molto spesso le persone, ma ciò che è più grave, il pensiero delle persone che oggi sono chiamate a prendere decisioni, sono esattamente gli stessi che queste stesse persone o chi c'era prima di loro ha usato nel momento in cui ha creato questi problemi. Questo è uno dei rischi maggiori che corriamo, perché oggi abbiamo le conoscenze e per molti aspetti anche le risorse per affrontare queste questioni, ma non bastano. Le risorse, bisogna cambiare un po' approccio, che è un po', diciamo, mi rendo conto, forse un po' ambizioso, ma è un po' l'obiettivo che mi sono posto nel preparare i nostri incontri di oggi e di domani. Quindi, frase apparentemente banale, ma sempre molto, molto azzeccata, e soprattutto, purtroppo, molto azzeccata su questa questione specifica e nel qui e oggi nel quale ci troviamo. Insomma, credo che sia sufficiente leggere un po' di giornali e intercettare un po' del dibattito pubblico, non solo politico, ma anche mediatico su queste questioni, e molti, molti, molti oggi stanno affrontando questi problemi con la stessa mentalità e per certi aspetti persino le stesse parole che usavano. Quando questi problemi che abbiamo e che sono enormi si sono creati. Vi propongo così, per cominciare, giusto mi prendo un minuto per proporvi una lettura che prova a scardinare queste parole vecchie che devono cercare e non possono farlo, queste parole, questi pensieri vecchi che non possono assolutamente pensare di cambiare invece delle questioni nuove. Questo libro, uscito qualche anno fa, di un'economista americana che si chiama Kate Raworth, è un'economista classica, diciamo, di formazione, quindi è cresciuta con le teorie economiche classiche, e come vi dicevo stamattina, gli economisti classici, rispetto a molte delle cose di cui abbiamo parlato, hanno semplicemente per molto tempo fatto come non esistessero. Soprattutto il problema, in realtà già posto appunto 50 anni fa, il problema che fosse e che sia impensabile immaginare una crescita economica infinita all'interno di un sistema di risorse limitato, e ripeto, è 50 anni che qualcuno ha iniziato a sollevare dubbi su questo, nonostante questo, fino a pochissimi anni fa, quando proprio i problemi sono diventati talmente grandi che era impossibile anche far finta di continuare a far finta di non vederli, le teorie economiche classiche si sono disinteressate di questa contraddizione, che invece è un vizio, secondo me, fondante, che mina proprio anche la loro credibilità da un certo punto di vista. Se poi a questo aggiungiamo che, come abbiamo visto, gli economisti e comunque l'economia ha dominato tutte le scelte che sono state fatte e che si stanno facendo negli ultimi decenni, capite che la questione si fa piuttosto complicata. Kate Raworth ha scritto questo libro nel quale e ha elaborato questa teoria che si chiama teoria dell'economia della ciambella, prendendo e provando a smontare e a rimontare la teoria economica classica in modo da riuscire a incastrarla all'interno, diciamo così, dei limiti di carico del sistema naturale, quindi dei limiti
di capacità della Terra, come abbiamo visto, di fornirci risorse. Fondamentalmente la teoria, io ve la racconto in due parole, ma vi consiglio, se volete, di leggervi questo libro, che tra l'altro non è particolarmente tecnico, quindi diciamo può essere letto anche da chi non abbia competenze specifiche in ambito economico. E, sostanzialmente cosa dice? Dice che ognuno di noi ha diritto a un livello, dove per ognuno di noi intendo l'intera umanità, ha diritto a un livello minimo sociale di tutta una serie di beni che non sono solo beni materiali come il cibo e l'acqua o il reddito, ma anche beni immateriali come l'equità sociale, il diritto di espressione, poi sono beni immateriali ma che poi hanno dei risvolti pratici molto evidenti. Quindi dice sostanzialmente appunto che ognuno di noi ha diritto a un livello minimo di queste risorse, ma che in questo non si deve dimenticare l'esistenza di un limite ambientale, quindi di un limite di carico dei sistemi naturali, della capacità della Terra di, da un lato, fornire risorse, dall'altro, assorbire i nostri scarti, che abbiamo visto essere un pezzo importante. E, fra questi due limiti, quello minimo sociale e il limite di carico del sistema, c'è una fascia che appunto in questa grafica rotonda ha la forma di una ciambella che definisce lo spazio sicuro e giusto per l'umanità, che permette uno sviluppo economico inclusivo e durevole. Inclusivo, la parola durevole potremmo considerarla un sinonimo di sostenibile, nel senso che non a caso, per esempio, in francese la parola sostenibile può essere tradotta con durable, che significa proprio appunto durevole, perché è forse una parola anche più efficace nel definire quel concetto, perché contiene in sé proprio la componente tempo, la componente di qualcosa che va avanti nel tempo, che va avanti, che si proietta nel futuro. Ovviamente vengono individuati tutta una serie di parametri, diciamo, e di indicatori, che sono anche quelli all'esterno della ciambella. Ovviamente sono dei macro indicatori, poi volendo potrebbero essere esplorati più nel dettaglio, ma non è questo il nostro caso. Quindi questa grafica ci fa vedere che, ad esempio, sul tema della perdita di biodiversità, sui cambiamenti climatici e sul ciclo dei nutrienti, siamo già arrivati, abbiamo già superato i limiti di capacità della biosfera, e quindi abbiamo necessità di fare delle azioni molto forti per ritornare all'interno dei limiti. Su altri parametri, ad esempio l'acidificazione degli oceani, il consumo di acqua dolce, eccetera, ci stiamo dirigendo verso i limiti di carico del sistema, ma siamo ancora dentro, diciamo, quel cerchio rosso che indica appunto questi limiti di risorse. Ovviamente lì è più facile rallentare e fermarsi prima di superare questi limiti. La vera complessità è proprio quella di intervenire su quegli indicatori come la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici, che non a caso, vi ho detto prima, essere le due sfide principali a cui l'umanità è di fronte. Lì è chiaro che è tutto molto più difficile, perché lì i limiti sono già stati superati, e quindi rientrare e riportare la situazione sotto controllo è estremamente difficile. Quindi, insomma, questa è un po' raccontata veramente in estrema, estrema sintesi, la teoria della ciambella, che vi consiglio, se volete, di leggere, perché dà una visione diversa, che però parte, che non è una visione, non so come dire, onirica o velleitaria, è una visione che parte dalla teoria economica classica, ne tiene conto, ne mette in evidenza le contraddizioni che ci sono, e non c'è bisogno di essere dei super economisti per vederle, e prova appunto a ricollocare i parametri di questa teoria, i tasselli di questa teoria, all'interno di un contesto che finalmente tenga conto dei limiti di risorse che il nostro pianeta, che ci piaccia o meno, ha, e sui quali non possiamo modificare, e che non possiamo modificare più di tanto, ricordate.
non ricordo se la seconda o la terza legge dell'ecologia che abbiamo visto stamattina ci dice la natura è l'unica a sapere il fatto suo, che significa che insomma, alle regole di base dell'andamento dei sistemi naturali non possiamo sperare di derogare in maniera significativa perché le cose non funzionano. In virtù del fatto che, come ci siamo detti, il modo di pensare, di vedere, di leggere, di interpretare le cose cambia e deve cambiare nel tempo. Per esempio, il modo di pensare la tutela della natura e dell'ambiente è cambiato moltissimo. La stessa associazione di cui io faccio parte è nata negli anni 60 e ha modificato in maniera molto importante le proprie strategie nel tempo. Proprio a seguito di questa evoluzione che vediamo qua e che vi racconto in due parole, che impatta molto anche il modo in cui poi, ad esempio, sui territori si ipotizza di proteggere oppure no un ambiente e viceversa poi si ipotizza di utilizzarlo e sfruttarlo oppure no da parte delle amministrazioni, per esempio. Quindi, diciamo, in realtà il concetto della necessità di proteggere la natura nasce molto prima, nasce già nell'Ottocento, insomma, soprattutto in Inghilterra, anche, però è diciamo, più una spinta culturale e letteraria che altro. Un pensiero vero e proprio di tutela della natura nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando cominciano negli anni 60-70 a diventare molto evidenti i segni del deterioramento di una parte dei sistemi naturali dovuti all'attività dell'uomo. E in quel momento, fondamentalmente, la natura viene protetta in quanto tale, quindi si prendono in esame indicatori naturali, naturalistici, propriamente detti, le specie, la vita selvatica, le aree protette e di quello ci si occupa. Quindi i primi esperimenti di protezione dell'ambiente, quindi la nascita, ad esempio, dei primi parchi nazionali, nasce, ma anche semplicemente l'individuazione delle prime specie in pericolo di estinzione, pensiamo al panda o alla tigre, insomma, vengono protetti in quanto tali. Il passaggio successivo è percepire che c'è in quel momento una vera e propria, sembra prospettarsi, una vera e propria incompatibilità tra le attività umane e quelle e i cicli e gli ambienti naturali, anche in virtù di tutta una serie di eventi che si verificano. Fra gli anni 70 e 80 si verificano eventi sia nazionali che internazionali che cambiano il sentire comune rispetto a queste tematiche. Pensiamo al disastro di Seveso in Italia, pensiamo al disastro di Bhopal in India, pensiamo a Chernobyl, solo per fare qualche esempio. E quindi in qualche modo ci si rende conto che la natura è quasi da proteggere dall'uomo, quindi non è solo da tutelare per mantenerne la bellezza, ma c'è proprio da alzare una barriera fra le attività umane e gli elementi naturali che sono rimasti intatti. Ancora una volta diciamo che le minacce sono appunto l'inquinamento, la perdita degli habitat, il sovrasfruttamento, l'estinzione delle specie in pericolo, quindi le specie a rischio estinzione, e ancora una volta le scienze che stanno dietro queste attività, questa visione, sono ancora le scienze naturali, quindi la biologia. E in generale il management, la gestione delle risorse naturali. A partire dal 2000 si comincia a mettere assieme, e questo è il punto nel quale siamo oggi, la natura e l'ambiente. E quindi si comincia, ad esempio, a introdurre l'elemento dei servizi ecosistemici di cui vi ho appena parlato, che vuole quantificare e codificare, ad esempio, che cosa la natura fa per noi, che importanza ha per noi come specie umana, un sistema naturale che funzioni correttamente. Quindi nasce tutto il pensiero
appunto sul valore dei servizi, sui servizi ecosistemici, sul loro valore, e in generale nasce un pensiero che tiene conto di un ecosistema complesso, nasce, diciamo, inizia ad affacciarsi quel concetto di ecologia integrale al quale abbiamo fatto riferimento prima, e quindi cominciano, ad esempio, a occuparsi di questi temi anche gli economisti, sia pure solo una parte degli economisti, però, diciamo, si cominciano a fare valutazioni di quel tipo anche rispetto alla natura e alla relazione tra l'uomo e la natura, fino ad arrivare ad oggi, anche di questo abbiamo già fatto cenno stamattina, in cui c'è una, diciamo, la natura viene interpretata con una visione che non prescinde dall'uomo. Diciamo che il concetto di paesaggio, così come ce lo siamo raccontato stamattina, se vogliamo, rientra in pieno in questa visione, in questo punto di vista. E qui, considerato che quella parola, quell'articolo della Costituzione è stato scritto nei primissimi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo ci dice molto anche della lungimiranza e della modernità di quel testo, che interpretava la questione in un'ottica assolutamente che noi oggi non possiamo che trovare assolutamente contemporanea, anche se in realtà poi si sta facendo anche su questo un passo in avanti, perché immagino abbiate letto nei giorni scorsi che si sta compiendo, diciamo, l'iter per inserire la sostenibilità, o comunque, diciamo, la tutela dell'ambiente all'interno della Costituzione, quindi della Costituzione italiana, che, insomma, ci sono già alcune Costituzioni nel mondo che prendono in esame questa variabile. La cosa sta per essere introdotta anche nel nostro ordinamento, ed è un passaggio ulteriore, perché, diciamo, se quel concetto di paesaggio, pur molto moderno e molto lungimirante, era in qualche modo sfumato, diciamo che l'introdurre il concetto della tutela dell'ambiente in Costituzione spazza via in qualche modo qualunque tipo di equivoco, di possibilità di equivoco. Dicevo, le scienze che entrano in campo in questa visione più moderna della relazione tra le attività dell'uomo e la natura sono le scienze sociali, sono le scienze umane, quindi non solo il tema dell'ecologia, ma un grande, diciamo, una grande visione interdisciplinare. Stamattina, in apertura dell'incontro, abbiamo affrontato per un attimo il fatto che nelle nostre scuole finalmente si sta parlando di Agenda 2030 e comunque del tema della sostenibilità, e soprattutto, quello che è più importante, lo si sta facendo in una chiave interdisciplinare. Non è più solo l'insegnante di scienze che fa le ore di, o che presiede o che promuove le ore di educazione ambientale, ma sono insegnanti anche di altre materie. E questo è, secondo me, assolutamente un passaggio indispensabile, perché questi sono temi che non possono più, non potevano neanche prima, ma meno che mai oggi, non possono più rimanere confinati nell'ambito, appunto, delle scienze naturali, appunto, dell'insegnante di scienze. Questo è, secondo me, un ottimo passaggio e un ottimo segnale proprio dal punto di vista dell'approccio culturale e della costruzione dell'approccio culturale del futuro con i ragazzi che oggi vanno a scuola. A questa evoluzione, passatemi il termine, diciamo, da questa parte della barricata, nel senso che questa molto sintetica linea del tempo ci dice in che modo coloro che a vario titolo scientifico, volontaristico, etico si sono occupati o si sono dati come obiettivo la conservazione della natura, si sono nel tempo messi in discussione, hanno colto i propri limiti, e sia pure con fatica, perché questi non sono stati passaggi indolori e non lo sono neanche oggi, però hanno provato a portare avanti un ragionamento di tipo un po' diverso. Cosa che purtroppo non è stata fatta a tutti i livelli, bisogna riconoscere.
Per esempio, cominciamo a entrare nel vivo di che cosa significa il suolo, che cosa significa il territorio, cosa significa sviluppare il territorio, che cosa intendiamo ancora oggi in troppe parti d'Italia per sviluppo del territorio. Come vi dicevo stamattina, il suolo è una risorsa finita, limitata. Ancora oggi, sicuramente fino a ieri, ma in parte ancora oggi, invece, il suolo allo stato naturale viene considerato una risorsa sostanzialmente infinita e soprattutto un qualcosa che non ha una funzione in sé, assolve a una lunga lista di servizi ecosistemici il suolo, anche semplicemente un suolo a prato, un suolo incolto. Ma viene considerato appunto un vuoto da riempire. Un elemento di, non so come dire, qualcosa, un punto in cui manca qualcosa e quindi bisogna subito correre lì a farci le villette, i capannoni, eccetera. In realtà però questo si è portato dietro questi 70 anni di, non trovo altro modo per definire, predazione del nostro territorio, che abbiamo visto dappertutto, ovviamente più concentrati verso la pianura per ragioni geografiche, ma purtroppo questo tipo di dinamica l'abbiamo visto molto evidente e per certi aspetti ancora più disturbante anche nelle zone interne, sull'Appennino, fino veramente alle quote più alte. E continuiamo a vedere un continuo braccio di ferro fra chi vorrebbe continuare questo modello di predazione e chi invece cerca di opporvisi. È dei giorni scorsi. Tentativo in Abruzzo di un giorno, settimane, insomma, queste settimane, questi mesi, un tentativo in Abruzzo ancora una volta di ridimensionare i confini del parco nazionale, ovviamente per che cosa? Per liberare il terreno da utilizzare in modi più vari, che possono essere le vecchie storiche. Appunto, capannoni, villette, condomini, eccetera, ma anche versioni più moderne come degli splendidi impianti a pannelli solari a terra. No? E qui torna un po' quello che dicevo prima sul fatto che non confondiamo ciò che è elettrico con una cosa sostenibile in quanto tale. È chiaro che la diffusione, l'estensione e l'installazione massiva di pannelli solari. È una cosa che dobbiamo fare per il futuro, non solo noi italiani, non solo sui nostri territori, ma in tutta Europa, mi viene da dire in tutto il mondo, ma anche questo va fatto tenuto conto di che cosa significa, che conseguenze ha, che implicazioni ha, e va valutato caso per caso, se è chiaro. Io non ho ovviamente una opposizione pregiudiziale al solare per terra, però caso per caso va capito se quell'impianto solare effettivamente sta producendo, tra virgolette, sostenibilità oppure no, che detto in altre parole, bisogna chiedersi se quell'impianto, non necessariamente solo un impianto solare, sta producendo più benefici o più impatti negativi, perché non esiste niente che non abbia un impatto, bisogna semplicemente essere abbastanza capaci e però anche abbastanza onesti da fare correttamente il saldo fra i benefici che si portano, ad esempio una certa quantità di energia elettrica prodotta convertendo in energia solare, e il costo e le esternalità negative che si producono, ad esempio modificando l'uso di una certa più o meno grande porzione di suolo. Questo poi, se andiamo verso l'Appennino, dove ci sono anche dinamiche importanti di dissesto del territorio, fenomeni erosivi, eccetera, questa domanda diventa doppiamente importante. Allora, io adesso vi faccio vedere un po' di dati che vengono dal rapporto ISPRA, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, edizione 2020. Vi ho messo il link, è un rapporto piuttosto corposo, dal quale io ho preso solo alcuni flash, in cui vediamo in che modo il nostro territorio complessivamente, quindi non solo il nostro Appennino, ma più in generale su tutto il nostro territorio nazionale, si è usato
il territorio, il suolo, anche magari provando a farci qualche domanda sulle logiche, sulla ratio che c'è alle spalle. Allora, queste due grafiche, queste due mappe che vengono tutte e due appunto da quel report che vi indicavo nella pagina precedente, sono, vedete, praticamente sovrapponibili e ci indicano la quantità di suolo consumato in percentuale. Quindi quanto suolo di fatto è stato impermeabilizzato nelle varie zone d'Italia, quindi è ricoperto di asfalto e di cemento fondamentalmente, e quella a destra ci dà l'indice di frammentazione, che è un indicatore un po' più specifico che indica la frammentazione degli habitat, che è un altro parametro non trascurabile, cioè il punto non è solo che un habitat, un bosco ad esempio, sia integro o comunque abbia per esempio una buona copertura vegetale, eccetera, per far sì che sia adatto e che sia un elemento positivo per la biodiversità. Perché l'altro tema grosso è quello della frammentazione degli habitat, cioè il fatto che ci sono dei nuclei di habitat residui, ma che sono sempre più isolati, quindi non possono scambiare tra di loro elementi di biodiversità e quindi fondamentalmente sono degli habitat che, per quanto potenzialmente integri, finiscono per non funzionare, per funzionare male o comunque per non assolvere completamente alla loro funzione, al loro ruolo. Ovviamente questo succede maggiormente, vedete, le due mappe sono praticamente identiche, laddove ci sia una maggiore incidenza di suoli occupati, di suoli impermeabilizzati. Vedete che il colore nero, che è corrispondente fondamentalmente alle aree urbane, da un indice oltre il 30% di suolo impermeabilizzato, ma quelle sono le città, da un certo punto di vista è anche normale e complessivo e comprensibile che ci sia, che succeda questo. Le zone rosso scuro sono quelle intorno alle città in cui l'indice è dal 15 al 30%, e poi via via il rosso e il rosa ci indicano numeri che sono, diciamo, fra il 7 e il 15%, e tutto sommato direi che forse il rosso è uno dei più diffusi. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di territori che sono o bianchi o verde chiaro o verde scuro, e che hanno quindi degli indici di occupazione del suolo che sono, diciamo, attorno o sotto al 5%. Dopo vediamo qualche dato aggregato regionale. Guardando questa mappa direi che torna quello che dicevamo stamattina, cioè l'evidenza che nel modello dal quale proveniamo e nel quale tutto sommato ci troviamo ancora, c'è una perfetta sovrapposizione tra la creazione di ricchezza, tra le attività appunto che producono ricchezza, lavoro, opportunità, e la diciamo il prelievo di risorsa dalla terra. In questo caso la risorsa, come dicevo, è il suolo, che vi ricordo essere una risorsa non rinnovabile e disponibile in quantità limitata, soprattutto in un paese come l'Italia, che è un paese di dimensioni relativamente piccole, con pochissime pianure e con una densità di popolazione piuttosto alta. Tutto questo, se lo aggreghiamo, qua vedete i pallini sono fondamentalmente per comune, quindi è piuttosto dettagliato questa, quindi ci dice sostanzialmente per ogni comune qual è l'indice di occupazione, di consumo di suolo. E se allarghiamo il livello di dettaglio, il livello su base regionale, o anzi no, su base provinciale, no scusate, su base regionale oppure su base di ecoregione, che è un altro indicatore interessante, scopriamo, per esempio, andando per ecoregioni, che le regioni alpina e appenninica hanno un indice relativamente basso, attorno al 5%. Le due fasce costiere, quella tirrenica e quella adriatica, hanno un indice
nella media, attorno un po' superiore al 7%, mentre la pianura padana, come era facile evincere dalla, da questa grafica, ha un numero che è 14,5%, quindi 14,5% della superficie della pianura padana è occupata da infrastrutture, edifici o strade. Un'altra cosa che vi invito a notare è che se noi, immagino che a tutti voi sia capitato di vedere quelle mappe nelle quali si inquadra un po' il livello di inquinamento dell'aria nelle varie zone d'Italia, d'Europa o del mondo, e ecco, un altro dato praticamente collegato in maniera rigida è il fatto che laddove c'è più suolo consumato, gli indicatori ambientali, ad esempio la qualità dell'aria, sono peggiori. A questo proposito faccio una piccola digressione, ma forse non è neanche una digressione, a proposito della questione della qualità dell'aria, perché la questione della qualità dell'aria, soprattutto nelle aree di pianura, è uno dei punti chiave anche da un certo punto di vista di opportunità per lo sviluppo dei territori appenninici. Allora, le città italiane, io non so quanti di voi vivano in una città oppure in un comune, diciamo, più piccolo o in pianura oppure in collina o in montagna. Vi faccio però vedere questa ricerca che è uscita qualche, direi 2 o 3 mesi fa, credo, che ci permette di quantificare anche l'impatto sulla vita delle persone della qualità dell'aria nelle nostre città. Ad esempio, proviamo a prendere Parma, che è la città nella quale vivo. Allora, fino a quando noi ci diciamo che mediamente il carico del PM2.5 è di 22.4 e che il carico di ossidi di azoto è di 28.5, questo non significa niente. Comincia a diventare un po' più interessante scoprire che Parma è la 38esima città più inquinata d'Europa su un campione di 858. Quindi direi che siamo su un livello molto alto ed è alla posizione 208 invece sull'altro indicatore, quello degli ossidi di azoto. Ma ancora più interessante e impressionante è il numero di vite che potrebbero, diciamo, di morti che potrebbero essere evitate, morti premature che potrebbero essere evitate, se se le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla qualità dell'aria fossero soddisfatte. Ok? Quindi in una città come Parma, che conta poco meno di 200, a livello di comune, conta poco meno di 200.000 abitanti, 144 persone ogni anno, oppure 212 se andassimo verso limiti ancora più bassi, potrebbero essere salvate appunto da un miglioramento della qualità dell'aria. Parliamo di un cittadino su 1000, quindi non esattamente pochissimo. Ok? Se noi andiamo a vedere questo numero per esempio la città lombarda di Brescia, è la prima di questa classifica, ok? È la prima, è la città più inquinata d'Europa. 232 o 309 persone potrebbero essere risparmiate ogni anno se le condizioni dell'aria fossero, se si facesse ciò che serve per migliorare un po' la qualità dell'aria. Ora, parlando di pianura padana, diventa molto difficile distinguere Parma da Milano da Brescia, nel senso che la pianura padana è un, come sappiamo, insomma, è un catino nel quale per ragioni geografiche l'aria si ricambia poco e quindi l'aria che respiri in un angolo della pianura padana non dipende solo da quello che produci in quell'angolo, ma da quello che produci complessivamente, e infatti vale poi quello che dicevo stamattina, cioè che tutti questi ragionamenti
da sempre, ma più che mai oggi non possono essere fatti su scala locale, su scala comunale. Vi ho messo, no, sì, vi ho messo comunque il link a questa, a questo sito, che appunto è una web app che racconta un po' la situazione. Vi faccio vedere, adesso se qualcuno di voi vuole scrivermi in chat la città nella quale vive, proviamo a inserirla se volete. Ecco, queste sono le, okay, queste sono le città italiane in ordine di numero di vite, no, anzi di indicatore sul PM2.5, ok? Quindi vedete che la peggiore è Brescia con un indicatore di 27,5 mi pare microgrammi per metro cubo, e poi via via Bergamo, Vicenza, vedete ci sono tantissime, praticamente tutte le città della pianura padana. In particolare, diciamo, nella prima parte quelle a nord del Po e nella seconda parte cominciano quelle a sud del Po, Piacenza, Ferrara, poi c'è Parma. Però poi cominciamo a vedere anche città che sono al di fuori o che sono in contesti ai quali non penseremo come molto inquinati. Pensiamo a Como che si trova sul lago, non penseremmo a una cosa come questa. C'è Pordenone, ai limiti un po' della pianura padana, e poi si cominciano a trovare anche alcune città fuori dalla pianura padana, Caserta al 66° posto, Savona, una città di mare, pure ha un problema significativo con alcune decine di cittadini che potrebbero essere salvati ogni anno da un miglioramento della qualità dell'aria. C'è Napoli, altra città di mare, insomma, poi vabbè, questo. Dopo cominciano ad arrivare le città del sud, Avellino, Cereale, Taranto, Battipaglia, insomma, fino ad arrivare a Roma, dove vedete l'ordine di grandezza. La città è molto grande anche come popolazione, ma vedete l'ordine di grandezza delle persone, dei cittadini che si potrebbero salvare ogni anno migliorando la qualità dell'aria, comincia a avere l'ordine appunto delle migliaia, esattamente come d'altronde succede per Napoli e per Milano, dove superiamo anche il dato di 5.000. Quindi io vi ho messo il link se volete esplorarlo. Credo che però per tutte le zone interne, soprattutto quelle che si trovano sui rilievi, quindi che si trovano fuori dalla pianura padana, quindi segnatamente il nostro Appennino, questo che nei fatti è a tutti gli effetti evidentemente una disgrazia, potrebbe però essere anche da un certo punto di vista, chiamiamola così, può sembrare cinico dirlo, un'opportunità, nel senso che sempre più persone, visto che la consapevolezza e la conoscenza diffusa di questi temi sta crescendo, sempre più persone si stanno ponendo la questione di come mettersi al riparo, diciamo, da questa situazione. Poi vedete qua c'è l'indicatore PM2.5, potete cliccare. Sta caricando, vediamo se si carica, altrimenti lasciamo perdere. Potete caricare l'indicatore ossidi d'azoto, ma mi pare che non stia caricando correttamente, per cui direi che aspettiamo ancora un secondo e poi lasciamo perdere. Ok, va bene. Quindi se andassimo a mettere su una mappa la classifica delle città che abbiamo visto prima, ci renderemo conto che è perfettamente sovrapponibile a questa del consumo di suolo. Quindi questo legame ovviamente non è casuale, questa non è una coincidenza, dobbiamo cominciare a renderci conto, anzi ormai da molti anni è necessario renderci conto che il modo in cui usiamo il suolo è una questione di sostenibilità tanto quanto appunto, ad esempio, ciò che facciamo in relazione al tema dell'inquinamento dell'aria o dell'acqua. Ricordiamocene sempre perché il tema del consumo di suolo, il tema del mettere un freno al consumo di suolo deve essere, dal mio punto di vista, al primo
posto nell'ordine del giorno di chiunque voglia immaginare uno sviluppo, che voglia dirsi sostenibili dei propri territori. Questo vale sia in contesti urbani che in contesti di zone interne, di zone collinari o montane, dove anzi la scarsa disponibilità di spazio libero da un certo punto di vista rende il tutto ancora più complicato. Dicevamo questo 7,6%, che è la media delle ecoregioni, gli diamo un occhio anche dal punto di vista regionale, anche se era abbastanza comprensibile anche dalla mappa precedente, vediamo che ci sono tre regioni, in realtà quattro, perché anche l'Emilia Romagna ormai è al 9,7, quindi siamo lì. Ci sono ormai quattro regioni che sono vicine oltre il 10% di indicatore del consumo di suolo, che è una soglia molto importante, cioè vuol dire che la quantità, la quota di suolo compromesso all'interno di una regione comincia a diventare davvero molto molto significativa. Poi per il resto vedete, chiaramente ci sono, cioè la Valle d'Aosta, regione montana, poco abitata, poco popolata, 300.000 abitanti in totale, chiaramente ha un indicatore molto molto più basso. A proposito dell'evoluzione che ha avuto questa cosa, vediamo qualche numero, vediamo come questo numero è cambiato e ho provato a mettere di fianco l'indicatore della popolazione, perché secondo me qua, per esempio, qualche ragionamento, qualche riflessione va fatta. Nel 1950 l'Italia era abitata da poco meno di 50 milioni di abitanti e il suolo impermeabilizzato era attorno al 2,7%. In 70 anni, dal 50 al 2020, la popolazione è cresciuta, ma non di moltissimo, una dozzina di milioni di unità, attorno al 26%, e il consumo di suolo è triplicato, è passato dal 2,7 al 7,6, quindi un aumento del 181%. Questo secondo me è un dato interessante, cioè perché abbiamo consumato una quantità così spaventosa di suolo a fronte di una popolazione che è rimasta, non dico ferma, ma insomma abbastanza stabile, crescendo lì del 26%, poi la dinamica ad oggi ormai da molti anni è praticamente piatta, diciamo siamo attorno ai 60 milioni ormai da parecchi anni. Ora, ovviamente, in parte questo fenomeno è ovvio da un certo punto di vista, nel senso che la crescita del sistema economico, immaginiamo semplicemente al fatto che nel 1950 l'Italia era un paese principalmente agricolo, con un bassissimo livello di industrializzazione, e negli anni successivi c'è stato un alto livello di industrializzazione, e questo ha comportato poi anche la necessità non solo di costruire le industrie vere e proprie, cioè i capannoni entro i quali ospitare, ma anche tutto il contesto infrastrutturale. Sono nate le autostrade proprio a partire da quegli anni. Quindi tutto questo ha un motivo, e non è che io stia dicendo che dovremmo essere ancora al 2,7 o al 3 come nel 1950, perché è ovvio che una parte di questo consumo di suolo è perfettamente giustificato dallo sviluppo economico molto significativo del paese. Però è chiaro che qualche domanda su questa differenza va fatta. Siamo proprio sicuri che quel modello sia stato efficiente? Siamo sicuri di aver fatto un uso efficiente di quella risorsa, ripeto, non rinnovabile, che è il suolo? E questa è una domanda ancora più necessaria per noi, perché come facciamo finta di dimenticare, ma come è ovvio, l'Italia è un paese montuoso. L'Italia non è un paese di pianura, l'Italia ha una sola pianura, non siamo la Francia o la Spagna. L'Italia ha una sola pianura di dimensioni significative, che è la pianura padana. Per il resto è un paese di colline e di montagne.
molti tratti del nostro territorio sono di fatto delle striscioline pianeggianti tra il mare e le montagne. Quindi, quando la disponibilità di spazio è poca, usarla in maniera razionale ed efficiente è ancora più necessario. Vedendo questi numeri, con tutte le considerazioni che possiamo fare, non è esattamente quello che è avvenuto. Ed è chiaro che il nostro obiettivo non può che essere quello di cambiare il modo, che non vuol dire, ripeto, deindustrializzarci e tornare al paese rurale che eravamo nel 1950, che magari qualcuno potrebbe anche considerarlo una prospettiva desiderabile, nel mio caso non particolarmente. E quindi restiamo pure un paese moderno, restiamo pure un paese evoluto, restiamo pure per quanto possibile un paese industriale, anche se in realtà poi c'è stato un fenomeno molto significativo di deindustrializzazione negli ultimi anni. Eppure quel suolo consumato non ritorna più. L'altro punto è questo: quando consumo il suolo, lo faccio in maniera irreversibile. Magari per costruire un capannone che viene usato per 10, 15, 20 anni e poi rimane lì. Se ognuno di noi può fare un giro, non solo appunto nella nostra pianura, ma anche in colline e in montagna, e vedere quanti capannoni, laboratori, piccoli quartierini artigianali ci sono che sono parzialmente o totalmente inutilizzati oggi. Eppure, facevo l'esempio di stamattina, poi a 1 chilometro di distanza, magari semplicemente perché hai un altro comune, ne stanno costruendo un altro ex novo. Questo, con tutte le differenze di opinioni che si possono avere sul nostro modello di sviluppo, eccetera, è un modo totalmente inefficiente e razionale di utilizzare la risorsa. Questo credo che sia davvero fuori discussione. Immaginare un nuovo modo di sviluppare i nostri territori significa provare a rimettere mano a questo modello e provare a utilizzare in maniera più efficiente e più razionale anche questa risorsa. Ormai ci siamo abituati all'idea di usare meglio, per esempio, una risorsa, le risorse energetiche, il tema dell'efficienza energetica, anche perché le leggi ormai da molti anni lo impongono, è ormai nel quotidiano di ognuno di noi, sia per la propria casa che per la propria azienda, se uno è un imprenditore. È normale pensare di usare in maniera efficiente l'energia, anche perché questo ha un ritorno economico immediato. Meno normale è usare razionalmente la risorsa del suolo. Perché? Perché la risorsa del suolo, al di là del costo, diciamo, di acquisto dell'appezzamento in sé, l'uso irrazionale della risorsa del suolo non ha un costo immediato, è un'esternalità negativa. Come ci siamo detti, le esternalità negative sono fuori dal meccanismo di mercato, tradotto, non paghiamo. Se io ho un pezzo di terra che io lo usi bene o male, al netto del fatto che io faccia tutto ovviamente con le dovute autorizzazioni, ma non è che questo modifica i costi. Mentre se uso male l'energia in maniera inefficiente, beh, lì c'è un costo reale, che è quello della bolletta dell'energia che mi arriva a casa o quello di quello che spendo quando faccio carburante all'automobile, ad esempio, se ho una macchina molto inefficiente. Quindi, diciamo, il suolo è stato un po' un figlio di un dio minore in tutti questi anni, lo è in parte ancora adesso, perché questo modello di cattivo utilizzo non, diciamo, ha rallentato, ma non si è esaurito. Potremmo fare mille esempi e credo che ognuno di noi abbia mille esempi che vede intorno a casa propria. Per cui diciamo che nel ripensare il modello di promozione e di sviluppo dei nostri territori, questa variabile deve essere tenuta nella dovuta considerazione. Mi ci sto soffermando perché invece quello che vedo è che si parla molto appunto di energia, eccetera, ma dell'uso del territorio in quest'ottica si parla poco. Quindi invito tutti, soprattutto coloro che a vario titolo hanno la responsabilità di fare delle scelte, a tenere conto semplicemente di questi quattro banalissimi numeri che ho messo in questa tabella, non tanto, diciamo, con uno scopo scientifico, ma con l'obiettivo di indurre così una riflessione, un pensiero.
Allora, se ci siamo detti che non ho un costo immediato nel momento in cui sono inefficiente nell'uso del suolo, tutta quella disciplina che abbiamo visto prima, che prova a quantificare il valore degli habitat, ha lavorato anche sul valore appunto degli habitat, scusate, la disciplina che quantifica il valore dei servizi ecosistemici ha provato a quantificare anche il valore degli habitat. Quindi è stata creata una tabella che vedete da un punto di vista grafico, ha una tabella, una grafica che ha lo stesso aspetto di quelle che abbiamo visto prima, quindi molto rosso sulla pianura padana e sulla costa adriatica e delle chiazze poi qua e là, in cui intanto è stata quantificata la qualità degli habitat in un colore che va dal rosso per gli habitat più compromessi al verde per quelli più integri. Vedete appunto la forma è la stessa di prima, ma soprattutto si è provato a dare un valore, l'ha fatto ISPRA, non l'ha fatto un'associazione di fanatici ambientalisti. L'ha fatto ISPRA, che è l'istituto, l'istituzione di riferimento in Italia per questo tipo di studi. Okay? Ha provato a dare un valore finanziario, un valore monetario, diciamo meglio, alla qualità degli habitat. Questa è una ricerca del 2016, ma direi che è ancora perfettamente valida. E vedete che tra un habitat fortemente compromesso, quindi di colore rosso, e un habitat ben conservato, cioè di colore verde, verde acceso, c'è una differenza che può arrivare, c'è una differenza di valore che arriva a 5 volte. Questo ovviamente non è il valore di vendita del terreno, eh? Non stiamo parlando, quelle sono dinamiche di mercato, a volte anche speculative, comunque sono dinamiche di mercato che discendono dal meccanismo della domanda, dell'offerta, da meccanismi di tipo commerciale. Qua l'indicatore è diverso. Qua sono stati usati quegli stessi numeri che abbiamo visto prima, che ci hanno indicato il valore dei servizi ecosistemici. Se noi prendiamo il valore dei servizi ecosistemici e lo parametriamo pezzettino per pezzettino, anche qua mi pare che il dettaglio sia di livello comunale in queste carte, e vediamo che il valore di servizi ecosistemici, il valore monetario dei servizi ecosistemici che questi suoli ci garantiscono cambia di 5 volte fra il suolo completamente, diciamo, compromesso di un contesto urbano e quello completamente integro di una valle dell'Alto Appennino o delle Alpi. Qua, vabbè, ovviamente non ci sono particolari sorprese, nel senso noi vediamo molto chiaramente ecco, se vogliamo ingrandire un po', tanto per vedere il nostro territorio, vediamo che c'è tutta una parte gialla, quindi di situazione di conservazione media e quindi di valore medio degli habitat, che coinvolge tutta la zona di confine, tutta, diciamo, che ha come confine quella che noi definiamo la pedemontana, quindi tutta quella fascia di passaggio fra la pianura e le prime colline. Vedete, le chiazze rosse scure sono le varie città dell'Emilia, tutte allineate lungo la via Emilia. E questa fascia che vediamo qua è sostanzialmente la pedemontana. Al di sotto della pedemontana vediamo del gran rosso, quindi vediamo suoli e habitat complessivamente deteriorati, complessivamente non più, diciamo, in grado di svolgere più di tanto le loro funzioni che abbiamo visto prima nel famoso grafico a torta sui servizi ecosistemici. La cosa che da un certo punto di vista mi preoccupa di più non è tanto il rosso scuro di quei suoli che ormai sono compromessi, perché in tutta evidenza, anche semplicemente guardandoli a occhio nudo, sono stati utilizzati in un certo modo. La parte che mi preoccupa di più e la parte su cui secondo me sarebbe utile che tutti riflettessimo è
quella zona gialla di confine, di passaggio, perché è lì che si gioca la partita del invertire le tendenze. Noi abbiamo visto prima che abbiamo tutta una serie di tendenze, poi se andassimo a vedere gli indicatori sul cambiamento climatico avremmo delle evidenze molto simili, abbiamo tutta una serie di tendenze che si avviano verso un livello di compromissione difficilmente reversibile. Allora, se noi prendiamo tutti questi terreni, tutti questi suoli, queste aree che oggi sono gialle, su quelle possiamo riflettere, perché quelle possiamo o continuare come se nulla fosse e aspettare che diventino arancio e poi rosse, oppure lì possiamo fare delle politiche di utilizzo sostenibile del territorio, e ripeto, sostenibile non solo, vabbè, questi sono indicatori ambientali, ma non solo in termini ambientali, per far sì che invece quel giallo torni nel medio periodo a virare verso il verde. Detta così sembra molto facile, in realtà non lo è, mi rendo perfettamente conto. Io cerco ovviamente di esporre tutto quello che vi sto raccontando in termini semplici e lineari. In tutti questi processi non c'è niente di semplice e di lineare, perché molto banalmente trasformare quella fascia gialla, provare a farla ridiventare verde, vuol dire molto semplicemente andare a prendere tutto lo strato di interessi, in buona parte del tutto legittimi, non sto dicendo questa cosa con un'accezione negativa, lo sto dicendo come dato di fatto neutro, tutta una stratificazione di interessi economici, politici, imprenditoriali, anche di atteggiamento culturale che si sono sedimentati negli ultimi 70 anni, e dirgli: guarda, devi fare un passo indietro, perché siccome, ce l'ha detto Einstein, il tuo modo di fare le cose ci ha messo nei guai, tu devi fare un passo indietro perché adesso proviamo a risolvere i guai. Cosa molto semplice da dire qua da voi, seduto comodamente a casa mia, enormemente difficile da fare, ne sono perfettamente consapevole. Quello che vi sto dicendo non vuole essere una banalizzazione del problema, ma vuole essere semplicemente così, uno spunto. Mi rendo perfettamente conto che fare effettivamente nella pratica quotidiana queste cose è un qualcosa di enormemente complesso, complicato. Banalmente, per uno che si candidi a sindaco di un comune della pedemontana, provare a dire queste cose vuol dire che dal punto di vista del consenso elettorale, per esempio, potrebbe, se non è molto bravo a dirle, potrebbe essere, diciamo, un po' penalizzato. Però questo è, credo che sia questa la direzione che dobbiamo pensare di percorrere. Allora, Giovanna, legge urbanistica regionale, immagino si riferisca a quella dell'Emilia-Romagna. Allora, la legge urbanistica regionale dell'Emilia-Romagna è stata un ottimo passo avanti, con un però molto grande, e cioè che prevede sì una tendenza all'azzeramento del consumo di suolo, ma lo prevede fatto salvo tutto il già pianificato. E il problema è che il già pianificato, poi c'è del già pianificato di scala comunale, eccetera, eccetera, senza scendere troppo nel tecnico, anche perché, considerato che siete per metà architetti, rischierei anche di fare una figuraccia. Però il punto vero è che da un lato è ovvio, no? Vale quello che dicevo un attimo fa, faccio una cosa che va nella direzione giusta, ma provo a farla con un costo politico e non solo, sostenibile, limitato. Dico ok, da domani si cambia, ma tutti i diritti acquisiti li manteniamo. Questa cosa dei diritti acquisiti in Italia è un macigno che ci portiamo dietro e che spesso ci impedisce di fare passi avanti, non solo in quest'ambito, dico in generale. Quindi
sicuramente il segnale che quella legge lancia rispetto a tutte quelle precedenti che erano continuamente espansive, quindi il segnale è molto forte e molto positivo, con qualche punto interrogativo legato alla lentezza del processo che innesca. Nel senso che di fatto la situazione continua ad andare avanti, il suolo si continua a consumare sulla base di processi pianificatori e autorizzativi magari vecchi di 15 anni, e poi forse fra 20 anni cominceremo a vedere il cambio di rotta. 20 no, ma 10 tutti. E la domanda è: visto quello che stiamo vedendo adesso e anche stamattina, ce l'abbiamo tutto questo tempo davanti? La mia risposta, ma non solo la mia, la risposta da tutti i punti di vista della scienza è no. Le scelte che dobbiamo fare oggi hanno bisogno di un altro livello di urgenza e di radicalità. Questa scelta poteva essere fatta così 20 anni prima, allora sì che avrebbe avuto un senso. Oggi, ma se prendiamo, potremmo parlare di mille cose, no? Dai provvedimenti che si stanno prendendo per la decarbonizzazione del sistema economico, insomma, sono tutti provvedimenti che vanno tutti nella direzione giusta, finalmente, ma ci vanno con 20 anni di ritardo. E il problema è che questi 20 anni non tornano, questi 20 anni sono passati. Sappiamo che su alcuni indicatori, quello del cambiamento climatico prima di tutto, quello e anche quello della perdita di biodiversità, la nostra situazione è fortemente compromessa. Noi non abbiamo davanti 20 anni per correggere la rotta. Noi la rotta l'avremmo dovuta correggere 20 anni fa. Oggi dobbiamo prendere provvedimenti radicali e urgenti. E ovviamente chi deve prendere queste decisioni se ne deve assumere l'onere, anche politico. E in tutta evidenza non ha nessuna intenzione di farlo. Quindi, benissimo i suoi principi generali della legge urbanistica regionale, con il limite però che indicavo adesso. E poi dobbiamo considerare, se vogliamo uscire dal nostro orticello regionale, dobbiamo considerare che questa è una delle leggi più avanzate, che vuol dire che buona parte delle regioni italiane sono ancora completamente immerse nel modello precedente. Quindi a questa cosa già noi siamo in ritardo, ci arriveranno fra 5-10 anni, a meno che, cosa che faccio fatica a immaginare, non venga fuori una legge quadro nazionale molto stringente che spazi via almeno una parte dell'autonomia regionale e dica ok, da domani si fa così. Ma immaginate il livello di contenzioso che verrebbe fuori prima a livello politico e poi a livello giudiziario. Quindi direi che siamo nella direzione giusta, ma è un po' come se uno comincia a girare, arriva una curva, io comincio a girare il volante dalla parte giusta quando ho già due ruote nel fosso, e lì o freno molto forte e giro molto forte il volante, o se no vado a finire nel fosso. Scusate la metafora automobilistica un po' spicciola, ma è quella che mi è venuta in mente. Ok, beh, mi pare, sì, Giovanna, mi pare di aver risposto in maniera esaustiva alla domanda. Poi in realtà il tema è molto ampio, ma allora c'è un... Sì, ho visto. Allora, Andrea, che fa una puntualizzazione sulla cosa che ho detto. Sì, per fortuna i diritti acquisiti hanno una scadenza, però sistemi industriali escono dalle limitazioni, anche le infrastrutture, autostrade, eccetera, escono per larga parte da queste limitazioni. La vera difficoltà pianificatoria è riuscire a utilizzare quei parametri economici oggetto della rappresentazione in modo che si fermi il nuovo. Sì, certamente, ecco, il tema degli investimenti economici, questo magari lo approfondiamo domani quando entriamo, se riusciamo a entrare un po' più nello specifico. È vero quello che dice Andrea, introduce... Vabbè, intanto fa due puntualizzazioni corrette, cioè questi diritti acquisiti, per fortuna non è che uno può utilizzare un permesso a costruire fra 50 anni, hanno una scadenza, quindi in qualche modo probabilmente questo avrà qualche effetto, dopodiché appunto in grandi infrastrutture, grandi insediamenti industriali, eccetera, invece escono da queste limitazioni. L'altro tema è quello del pubblico. La mia idea,
è che tutto quello che vi sto raccontando, e mi pare però che sia anche quello che vediamo nel quotidiano, si potrà immaginare di farlo solo con una fortissima mano pubblica. Credo che su tutta questa dinamica il mercato, le dinamiche di mercato, abbiano dimostrato ampiamente e stiano tuttora dimostrando di non essere efficaci. Perché in maniera molto legittima, anche qua non ne faccio un discorso ideologico o valoriale, qui ovviamente ho le mie idee, che forse sono anche un po' intuite, ma non è di questo che vorrei parlarvi. Credo proprio che il modo in cui funziona il nostro sistema di mercato non sia compatibile con queste dinamiche, a meno che non si riesca a introdurre pienamente nelle dinamiche di mercato tutti quei valori e costi occulti che ho descritto prima, i servizi ecosistemici, le esternalità. Quindi se si riuscisse davvero, ad esempio, a cominciare a monetizzare il famoso, del quale si sente parlare da 20 anni, chi inquina paga, chi usa suolo paga, ma paga davvero, e paga non solo per l'uso immediato del suolo, ma paga a seguire per tutte le esternalità negative, per tutti i mancati servizi ecosistemici che l'uso del suolo fatto oggi produrrà anche fra 50 anni. Allora, in quel modo forse riesce a innescare anche dei meccanismi di mercato che correggano la rotta. Allo stato attuale, tu puoi fare questa cosa solo con un sistema pubblico che prenda fortemente in mano la situazione. Da un certo punto di vista, per alcuni aspetti, è anche un'opportunità questa. Immaginiamo, no, nei comuni, se c'è un'amministrazione comunale che magari con un finanziamento europeo, dopo o domani vedremo qualcosa anche su questo tema, riesce a metter mano alla cosa, è chiaro che riesce a guidarla con molta più efficacia di quanto farebbe magari un'iniziativa privata. Però il dato di fatto è assolutamente quello che diceva Andrea. Poi, insomma, il discorso è veramente molto ampio, però c'è anche un aspetto di, chiamiamola governance, quindi dell'insieme dei poteri che regolano questo sistema. Il dato di fatto è che l'attuale situazione non può, proprio perché non per ragioni ideologiche, ma proprio perché in tutta evidenza non funziona, non può essere lasciata governare dalle dinamiche di mercato. Le dinamiche di mercato sono quelle che hanno prodotto buona parte dei guai nei quali ci troviamo. Ci sono altre osservazioni? Vediamo un po' se mi sono perso qualcosa, mi pare di no. No. Infatti allora Giovanna ha fatto la domanda sulla legge, ok, Andrea ok, Aurelio sì, tutto il tema, boh, dopo tema, Aurelio introduce il tema ferrovie, anche lì magari sulle scelte di mobilità diremo qualcosa nelle prossime sessioni, su un altro argomento enorme, nel senso che negli ultimi anni dei pezzi importanti di ferrovia sul nostro territorio, soprattutto verso la montagna, sono state considerate rami secchi, sono state chiuse, qualcuna è stata trasformata in una simpatica ciclabile, che è una cosa bellissima, figurarsi se un ambientalista ce l'ha con le ciclabili, però se lì ci fosse ancora una bella ferrovia, magari che funzioni bene, sarebbe meglio. Per cui anche qui sono stati, veniamo da 50 anni di scelte delle quali oggi vediamo il risultato, cioè che per esempio tutta la mobilità da e per il nostro Appennino altro non può essere che mobilità a motore termico, possibilmente privata, perché anche i servizi di corriera sono stati ben bene ridimensionati. E qui, dopo, sul tema delle infrastrutture, eccetera, non so se faremo in tempo a imboccare la strada già oggi, se no ne parleremo domani, il tema di cosa significa dotazione di infrastrutture, cosa significa accessibilità per un territorio di montagna. Veniamo da 70 anni nei quali il primo modo di sviluppare un territorio di montagna, di colline, eccetera, era farci una bella strada. Il che è normale, nel senso che ovviamente l'accessibilità è fondamentale, però forse anche lì, ormai di strade ne abbiamo fatte abbastanza, forse l'accessibilità e l'appetibilità e l'attrattività, scusate, sembra una filastrocca dei nostri territori,
dobbiamo cominciare a farla passare per altri tipi di strategie, di infrastrutture, eccetera. Ma domani ne parliamo perché questo è un tema un po' anche, insomma, intanto abbastanza controverso perché sono in tanti a pensare diversamente da me e poi abbastanza complesso e articolato, diciamo pure. Ok, questo giusto per darvi qualche riferimento. Poi c'è un aspetto proprio pensando, no? Come dice la frase di Einstein, e quindi proprio del modo in cui approcciamo ancora oggi, sulla base di modelli vistosamente vetusti, la vita sul nostro Appennino. Io qua vi ho messo qualche esempio proprio di relazione con elementi naturali quotidiani. Ancora oggi, abbiamo tutte queste situazioni che vediamo, no? La relazione difficile laddove si ricrea una vita selvatica ragionevole, ma credo che sia difficile non vedere il legame fra questa mappa e quelle situazioni. Allora, a parte avere nello specifico, i lupi in realtà ormai sono arrivati anche verso la pianura, ma a parte questo, è chiaro che se io, ed è la verità, ho un elemento di attrattività del mio territorio nel fatto che, per esempio, su questa mappa è verde perché ha un habitat che ha ancora un valore significativo in termini di servizi ecosistemici. È ovvio che dopo mi dovrò, scusate, mi è saltata la condivisione, eccola qua, è ovvio che mi dovrò porre il problema di relazionarmi con gli elementi naturali, con quel verde lì, no? E quindi, e in che modo lo faccio? Ci combatto, come nel caso dei lupi impiccati ai cartelli stradali, lo sfrutto ancora secondo un modello neanche novecentesco, ottocentesco, cioè taglio legna da bruciare nelle centrali a biomassa, che di per sé io non ho niente di particolare contro le centrali a biomassa, ma possiamo immaginare che lo sviluppo del nostro Appennino passi per il coltivare boschi e tagliarli per bruciare la legna, probabilmente oggi, se questo poteva avere un senso 20 o 30 anni fa, più o meno, probabilmente oggi quegli alberi valgono più in piedi che ridotti a cippato e buttati in una stufa per produrre energia, con tutto quello che questo comporta in termini di emissioni inquinanti e soprattutto di uso di quel suolo, di quel territorio. Quindi, anche qui credo che siamo di fronte a un approccio abbastanza novecentesco, insomma, insediamenti industriali in mezzo a valli che vistosamente hanno e avrebbero e dovrebbero avere tutta un'altra vocazione. E, ecco, questo ritaglio, in realtà qua non parliamo di Appennino, parliamo di zone costiere, questo è un ritaglio che viene da un giornale locale toscano. E questo è un sindaco, ho tolto il nome perché non volevo che diventasse una polemica diretta nei confronti della persona, perché non è quello, che dice, parliamo del 24 luglio 2020, quindi contemporanei, fa un ragionamento sulla relazione con un parco che è totalmente novecentesco. Cioè questa è una persona che è in mano al destino di una comunità e che pensa al futuro di questa comunità ancora in che modo? Il parco frena lo sviluppo, date a me la leva per far costruire di nuovo le villette sulla spiaggia, perché tradotto, titolo e sottotitolo di questa pagina significano quella roba lì. Adesso, con tutto il rispetto, credo proprio che, con tutto il rispetto anche delle opinioni altrui, credo che sia del tutto evidente che il tempo di questo modello, di questa visione, è ampiamente scaduto. Il tempo della visione è. Adesso io vi ho messo questo esempio perché ho trovato questo ritaglio relativamente recente, ma questa dinamica conflittuale tra i sogni di sviluppo edilizio più o meno delle amministrazioni locali e appunto per esempio le aree protette, le istituzioni dei parchi, eccetera, è molto vecchio ed è appunto molto vecchio. Allora, se questo conflitto poteva essere compreso, a prescindere da come uno la pensasse negli anni 80, perché anche
l'altra parte della barricata, cioè coloro che promuovono la conservazione dell'ambiente e della natura, agivano e pensavano su presupposti un po' diversi, ecco, è incredibile che oggi, ancora, 2020, ci troviamo a leggere su un giornale questo tipo di discussione. Questa la trovo veramente incredibilmente fuori dal tempo. Insomma, tutti adesso abbiamo messo qualche ritaglio così in maniera abbastanza casuale per, proprio per vedere in che modo ancora oggi molto spesso si immagini il futuro e lo sviluppo delle zone interne su presupposti che invece mi sento di dire, per usare un eufemismo, che non sono proprio più attuali, non sono proprio più all'ordine del giorno. Si potrebbero fare molte altre considerazioni e molti altri esempi. Ecco, oppure possiamo provare a rimbalzare in avanti, per usare una metafora che ho sentito un po' di tempo fa, se non ricordo male, da Enrico Giovannini. Gli strumenti ci sono, e non sono solo il mondo dei finanziamenti. Dopo proviamo a soffermarci un attimo anche su quello, ma è ad esempio tutto quello che sta cambiando nel mondo della tecnologia e della relazione tra il lavoro, le persone e la tecnologia. Il tema dello smart working è, secondo me, anche una volta usciti dalla pandemia, che speriamo tutti che sia ormai imminente, se si parla di sviluppo delle zone interne, dell'Appennino, eccetera, credo che debba essere una delle prime cose da prendere in considerazione. Che poi è una di quelle cose che, come dicevamo prima, ci permette anche di cambiare visione, ad esempio, sul tema delle infrastrutture. Una cosa che mi viene da dire è che se io fossi un sindaco di un comune di montagna, oggi sarebbe tanto urgente avere l'asfaltatura della strada che arriva, anzi sarebbe secondo me molto più urgente, molto meno urgente avere l'asfaltatura della strada che arriva rispetto ad avere una bella linea, una bella connessione stabile ed efficiente, perché un numero significativo di persone oggi sta valutando o sta già facendo la scelta di avere una parte della propria vita lavorativa, diciamo, fuori sede, e questa è una enorme opportunità per lo sviluppo dell'Appennino. Ma questo non lo dico insomma io, è l'evidenza di tutti. Le valli, ci sono delle valli che hanno avuto un buono sviluppo economico, tecnologico negli ultimi anni. La componente, diciamo, il vedere lungo sulla parte digitale è stato in molti casi decisivo, molto più che avere una bella strada grande, scorrevole, ben asfaltata che arriva. Poi, ripeto, lungi da me pensare che oggi un comune di montagna possa essere raggiunto da una strada sterrata o impercorribile. È chiaro che l'accessibilità è importante, soprattutto in virtù del fatto, tra l'altro, che da un lato un certo invecchiamento della popolazione, eccetera, rende sicuramente importante il tema dell'accessibilità, però non può essere ancora il punto di partenza, cioè secondo me non è più il tempo di avere, che so, le campagne elettorali che parlano di strade, parcheggi, non perché non siano importanti, ma perché quella fase è compiuta, ha lasciato qualche danno, probabilmente anche, ma diciamo possiamo considerarla una fase necessaria e compiuta. Fino agli anni 50 c'erano molti paesi del nostro Appennino ai quali proprio in macchina non si arrivava, quindi è chiaro che un'evoluzione da questo punto di vista è stata indispensabile. Ma quella fase è compiuta, sono passati 70 anni e adesso c'è da andare avanti. E andare avanti vuol dire che probabilmente in quei comuni ormai è indispensabile che ci arrivi, per esempio, una buona connessione, poi che sia a filo o no, quella è una scelta, dopo ci sono altre variabili in gioco.
E questo è un dibattito che io vedo pochissimo, per esempio, quando c'è una campagna elettorale per un sindaco in campagna. E dopo, per fortuna, che è un po' quello che diceva Elena, ci sono stati. Beh, da un lato sicuramente il periodo Covid ha dato una grande spinta, credo che in Italia sia stata posata più fibra ottica nell'ultimo anno che nei 5 anni precedenti, quindi come direbbe qualcuno, il Covid ha fatto anche cose buone, ma a parte questo, l'altra dinamica che lì si ha spinto molto è quella di mercato, per cui le aziende che vendono, diciamo che sono le aziende che sono proprietarie delle reti, stanno vedendo questa opportunità di crescita del proprio business nelle zone interne, quindi in qualche modo si stanno attivando e stanno in qualche modo supplendo a un ritardo delle amministrazioni, delle istituzioni. Poi è comprensibile, nel senso che è comprensibile, ma solo parzialmente giustificabile, nel senso che molti dei nostri sindaci non sono proprio giovanissimi, soprattutto molti dei loro elettori non sono proprio giovanissimi, quindi è più facile ricavare consenso parlando delle vecchie care strade che di connessione digitale, che magari a molti dei residenti interessa fino a lì. Quindi ci sono una serie di variabili, però diciamo che è importante arrivare anche con pensare con questo a questo tipo di infrastrutture, perché anzi non è importante, è indispensabile. Mentre fino a qualche anno fa potevano essere un elemento bello averlo, oggi non è più così. Oggi quel tipo di infrastrutturazione è semplicemente indispensabile. Non puoi immaginare di sviluppare un territorio di collina o di montagna senza pensare a quello. A meno che uno faccia una scelta di, come si dice, proposta di valore completamente opposta e uno dice: guarda che bello, noi siamo l'unico comune dove avrai il piacere di essere disconnesso e di essere libero dalla schiavitù del telefono, perché da noi non prende niente. Ci sta, è una scelta di marketing, ma mi pare di poterla definire un pochino di nicchia. Il grosso, secondo me, delle amministrazioni dei paesi di montagna farà bene, e molti per fortuna lo stanno già facendo, come nell'esempio che faceva Elena, in molti casi si sta facendo, si sta cercando di superare questo gap, e appunto il periodo Covid, volente o nolente, ha dato un po' di spinta a questo, per cui anche con i finanziamenti Next Generation EU eccetera, sicuramente si va in una direzione favorevole da questo punto di vista. Allora, piano di Cesena antica Salinunte non lo conosco, ammetto. Invece la strategia per le aree interne, che poi è qualcosa di simile anche, insomma, ci sono state diverse iniziative di questo genere, vedete qua vi ho messo un altro ritaglio, proprio l'iniziativa dell'anno scorso, in questo caso il ritaglio viene dalla Toscana, che aveva più o meno le stesse finalità, quindi quello di ridurre il gap digitale delle aree, dei piccoli comuni, in particolare di quelle appunto collinari e montani, e farne un elemento per ripopolare. Attenzione, non cadiamo però neanche nell'equivoco opposto, che basta che io faccia arrivare la fibra ottica e dopo la gente correrà per venire ad abitare nel mio comune. La cosa è molto complessa, appunto qui. Domani, vabbè, qua ormai siamo negli ultimi 20 minuti circa della nostra giornata, quindi magari questo argomento lo riprendiamo domani. C'è una complessità di fattori molto grande da tenere in considerazione. E allora, beh, ovviamente non è solo l'aspetto turistico. Allora, Elena dice: oltre a un discorso turistico di ospitalità, trend, smart working, superamento del digital divide è fondamentale per migliorare i servizi base delle comunità locali. Sì, vero, assolutamente. Questo è un discorso complessissimo che poi va anche oltre il nostro argomento di oggi, nel senso che noi
Oggi abbiamo una dinamica demografica evidente in Italia che va verso un significativo invecchiamento della popolazione, e questo non ce lo toglie nessuno. Quindi un digital divide dobbiamo aspettarcelo ed è endemico. Per fare un esempio molto quotidiano, non è pensabile, infatti per fortuna non è stato fatto, che per esempio tutto il giro del mondo, vaccinazione eccetera, viaggi solo online, perché hai una fascia significativa di popolazione che a quello strumento non ha modo di accedere o ha molte difficoltà ad accedere, non solo perché non ha la connessione, ma magari perché non ha, anche se vive in città, non ne ha le competenze. Quindi vanno creati dei sistemi di servizio misti. Secondo me l'esperienza Covid da questo punto di vista è molto interessante, no? Andrà studiata anche per il futuro, perché c'è la parte online, quindi chi lo vuole lo può fare, ha gli strumenti, le competenze, l'ha fatto, molti di noi immagino, anche di voi che siete collegati, sta gestendo queste situazioni semplicemente dal computer di casa o dal proprio telefono, e però bisogna affiancare anche delle modalità di servizio che siano ancora analogiche. Rimanendo all'esempio Covid, la prenotazione direttamente dal medico e la prenotazione direttamente in farmacia, perché è questa integrazione, quindi non corriamo neanche il rischio opposto, cioè quello di pensare che digitalizzo tutto e sono perfettamente sostenibile, ho fatto tutto, intanto perché non è vero che sono perfettamente sostenibile, perché anche gli strumenti digitali hanno un impatto e soprattutto l'installazione delle reti digitali ha un impatto, e quindi sono scelte che vanno fatte, comunque vanno fatte, ma vanno fatte con attenzione e vanno bilanciate con una popolazione che per una quota rilevante ha più di 70 anni e quindi è in condizioni di pesante e credo di poter dire irreversibile digital divide. Quindi comunque non dobbiamo passare dal penalizzo una generazione al ne penalizzo un'altra in maniera uguale e contraria, ma creo un equilibrio. E è tutto, c'è una complessità in questo, ma il tema dei servizi, servizi di base delle comunità locali esiste. Già oggi ci troviamo spesso in situazioni per quali la prenotazione del posto all'asilo di mio figlio si può fare solo online, e poi scopri che il 30% delle famiglie non ha un device o una connessione in casa e quindi poi non sanno come fare, si presentano in comune, eccetera. Va creato un equilibrio, sono cambiamenti che sono arrivati molto in fretta, nel caso del Covid sono anche cambiamenti che abbiamo subito, che sono arrivati nostro malgrado, che non siamo stati in grado di governare più di tanto, però sono anche accelerazioni positive. Tornando a quello che si diceva un attimo fa, l'accelerazione dello smart working, che ribadisco è una eccezionale opportunità per il nostro Appennino, fino ad oggi sfruttata molto poco, mi viene da dire, c'è bisogno di accelerare e molto, però lo smart working era una cosa che esisteva da un'idea, diciamo, che era codificata da almeno 20 anni, forse di più, e però era rimasta confinata a qualche grande azienda particolarmente evoluta e a qualche situazione molto specifica, o a scelte individuali. Dall'oggi al domani, letteralmente, questa cosa ha avuto un'accelerazione formidabile. Ne avremmo fatto volentieri meno, perché la causa di questa accelerazione è stata la pandemia, e però troviamo il modo di metterla a frutto. Ci ha costretto a cambiare modo di pensare quello che è successo, e quindi facciamo in modo che questo sia, questo funzioni. Ciao, scusate, mi prendo un appunto. Ok. Ok, vediamo. Dovrebbero programmare con competenze sinergiche anche dal basso in alto, certo. Assolutamente, infatti il tema è proprio quello di far sì che questi aspetti vengano, secondo me vanno guidati. Io su questi cambiamenti, su queste transizioni non credo molto ai cambiamenti dal basso, spontanei. Credo che siano, ce lo siamo detti poco fa, credo che ci debba essere una forte mano pubblica che fa delle scelte, ovviamente scelte che devono essere condivise, accettate, eccetera, ma poi le porta avanti. Le iniziative dal basso
rischiano di essere un po' a macchia di leopardo, di essere poco organiche. Quindi la mia idea è che questi siano processi, poi ripeto però una mia idea, una mia opinione, e se qualcuno di voi la pensa diversamente vi invito a scriverlo, la mia idea è che questi siano processi che vanno avviati, lanciati, fatti partire da chi decide, ovviamente tenuto conto di tutto quello che arriva dal basso come richieste, come istanze, anche come resistenze, perché poi l'altra cosa che deve essere chiara è che tutto quello di cui stiamo parlando non è indolore, mica tutti sono d'accordo, mica tutti accettano volentieri questi cambiamenti, queste accelerazioni, quindi non è una cosa così scontata. Però credo che la mano, in particolare pubblica, di una forte governance di questi fenomeni debba assolutamente esserci. Ovviamente tutto assolutamente condiviso, democratico, eccetera, ma guidato con una mano che abbia ben presente l'obiettivo verso il quale si va e che in quella direzione vada, anche assumendosi la responsabilità di scontentare qualcuno. Tutto questo tema, in realtà, della sostenibilità ha questa caratteristica. Non può essere lasciato all'iniziativa del singolo particolarmente motivato, illuminato, ma deve essere fatto da una governance, da una classe dirigente complessivamente, non necessariamente solo politica, ma anche per esempio imprenditoriale e professionale, che abbia presente l'obiettivo e lo persegua, anche a costo di scontentare qualcuno, che è la grande cosa che nessuno vuole fare e che invece è un passaggio non facile e doloroso per certi aspetti, ma assolutamente fondamentale. Scusate. Ho toccato un tasto involontariamente. Qua vi faccio vedere qualche dato, in realtà già superato e dopo vediamo invece qualcosa che riguarda il Next Generation, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dopo sono argomenti che riprenderemo domani. Questi sono dati di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile del 2019, quindi pre-pandemia, che già allora indicava la prospettiva, diciamo la svolta verso la sostenibilità, ovviamente complessiva e non è legata in particolare ai territori, alle zone interne. Provava a indicare anche quale tipo di impatto di investimento e posti di lavoro questo potesse portare. Chiaramente, appunto, è un dato generale che riguarda tutto il territorio. Domani poi proveremo magari a dettagliarlo un po' di più. Il tema della riqualificazione energetica degli edifici, che poi è stato fortemente accelerato e molti di voi probabilmente sono anche coinvolti in questa cosa dai super bonus e compagnia, quindi quei 19 miliardi di investimenti sono diventati decisamente qualcosa in più e soprattutto la proiezione di nuovi occupati o di posti di lavoro convertiti probabilmente oggi supera largamente questi 130.000 che erano già un buon numero e che veniva proiettato da questa indagine, a questo report. La transizione alle energie rinnovabili, anche questo è termine abbastanza generico, bisogna vedere cosa c'è dentro, però numero anche qui molto significativo. Un centinaio di miliardi di investimento, 300.000 nuovi occupati. L'economia circolare, intesa nella, temo nella sua accezione più riduttiva, cioè quella che riguarda appunto il riciclo dei rifiuti, eccetera. Un numero interessante, molto interessante, di nuovi occupati, soprattutto in relazione all'investimento. Vediamo che questo tipo di economia ha una, come si dice, intensità, una densità di lavoro molto più alta della densità di capitale. A fronte di un capitale investito abbastanza basso, c'è un ritorno molto alto in termini di posti di lavoro. Anche queste sono dinamiche da tenere e variabili da tenere in considerazione quando si progettano strategie per il futuro sui territori. Il tema della rigenerazione urbana, che è un termine molto ampio, vabbè, ma direi che buona parte di voi lo
lo conosce, direi, immagino meglio di me. Una trentina di miliardi di investimento e quasi 100.000 nuovi occupati. La transizione della mobilità urbana, ma non solo, 26 miliardi di investimenti e 111.000 nuovi occupati. Il tema della mobilità è un tema fondamentale sul quale c'è un po' da cambiare, secondo me, visione, paradigma. Nelle zone, mentre nelle città ormai è sdoganato il fatto che bisogna usare un po' meno l'auto privata, poi qualcuno lo fa più volentieri, qualcuno meno, qualcuno proprio non ne vuole sapere, però tutti hanno la percezione che il futuro, con più o meno decisione, vada in quella direzione. Nelle zone extraurbane, questo è un pensiero che deve ancora arrivare. Io ho avuto occasione di parlare durante un evento online simile a questo qualche mese fa con una sindaca di un paese del nostro territorio, insomma, paese sulle prime colline, che mi diceva esattamente questo, cioè, eh sì, voi in città, si parlava proprio, era un evento legato al tema della mobilità, e lei mi dice, sì, per voi in città ormai le persone hanno capito che devono usare un po' meno la macchina, possibilmente, invece in paese, nonostante quasi tutti i paesi del nostro territorio siano molto piccoli, possono essere attraversati generalmente in 10-15 minuti a piedi, non di più, quelli pianeggianti, poi anche in bicicletta facilmente. Invece, siccome le strade sono libere e tanto si trova parcheggio, tutti fanno dei micro spostamenti in auto. Il tema della mobilità, è un tema molto delicato dal punto di vista anche della sua spendibilità politica, perché le persone non rinunciano volentieri alle proprie abitudini. Quindi dire alle persone, guarda, adesso ti costringo a lasciare a casa la macchina, o comunque ti induco in maniera piuttosto forte a lasciare a casa la macchina almeno un po' di volte, ha un costo proprio in termini di consensi, e quindi non lo si fa volentieri, non lo fanno volentieri i sindaci delle città, meno che mai lo fanno i sindaci dei piccoli comuni, perché lì questo passaggio culturale è un po' più lento ad affermarsi, diciamo. Però è un altro passaggio importante che ovviamente un sindaco non può fare da solo, nel senso che ci deve poi essere una sinergia tra l'amministrazione, ad esempio gli organismi di scala più ampia, quindi la provincia per quello che ne rimane, le regioni, le società di trasporto pubblico, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutta una complessità che poi magari vedremo anche un po' di riprendere e di esplorare. Però certamente quello della mobilità, la transizione della mobilità è un argomento assolutamente da considerare. Il totale di questo report, a cui questo report faceva accenno, è di 800, una stima di 800.000 posti di lavoro al 2025, quindi su una scala di tempo abbastanza breve, 5 anni, per la svolta verso la sostenibilità. Questa proiezione pre-Covid. È chiaro che per i territori interni riuscire a intercettare almeno una parte di questa transizione, di questa svolta, è una grande opportunità, perché soprattutto per le zone di montagna, uno dei grandi fattori di indebolimento di questi anni è stata la debolezza del sistema economico e il conseguente poi spopolamento, la perdita delle famiglie più giovani, insomma, l'innescarsi di tutto un circolo vizioso di appunto spopolamento, indebolimento del tessuto economico, quindi indebolimento delle casse pubbliche, quindi tutta una serie di fenomeni autoalimentati che negativi, che inevitabilmente hanno finito con il danneggiare le opportunità di sviluppo di questi territori. E direi che questo può essere il momento proprio per provare a invertire queste tendenze, a patto di essere capaci di cambiare
il proprio modo di pensare. Una buona opportunità, secondo me, è data dal PNRR, che adesso introduco un attimo, ma insomma poi mancano una decina di minuti, quindi ne riparleremo domani, però vi faccio vedere, non so quanti di voi hanno avuto occasione di leggere il PNRR, la polpetta di abbastanza sostanziosa, quindi non è proprio la lettura più comoda, ma vale anche questo, vale la pena leggerlo, perché lì dentro, chi ci piaccia o meno, c'è scritto una fetta almeno potenziale del nostro futuro, quindi in fase di premessa, in particolare questa è la premessa al capitolo che è dedicato alla transizione ecologica, che è un'altra espressione che mi piace pochissimo, ma insomma giusto per capirci, dice l'Italia ha un patrimonio da proteggere, fatto di ecosistemi, fatto di paesaggio agricolo, fatto di biodiversità, e poi ovviamente c'è tutta la parte culturale storica, nonché per quanto riguarda soprattutto le nostre zone, tutto l'aspetto del comparto economico che definiamo enogastronomia, e questo ovviamente è un punto di forza. È vero anche che siamo più esposti ai rischi climatici, un po' per dove siamo, un po' per alcune debolezze intrinseche anche del nostro sistema, e soprattutto anche siamo più esposti anche per il cattivo uso che abbiamo fatto del territorio. È un po' quello che vi dicevo prima, ed è particolarmente utile secondo me che anche in fase di premessa il piano nazionale di ripresa e resilienza ne tenga conto. E poi da un altro lato dice un'altra cosa un po' controintuitiva, ma secondo me molto giusta, cioè che il fatto di non essere ricchi di risorse naturali è un'opportunità, perché rende un po' più facile o un po' meno difficile, diciamo, il cambio di rotta del sistema economico. Oltre ovviamente alla nostra posizione geografica, che per esempio sulla produzione di energia da solare ci dà delle opportunità che stiamo sfruttando veramente in maniera abbastanza marginale. Aurelio fa una considerazione su quanto, tornando al tema della mobilità che affrontavo prima, su quanto oggi la mobilità pubblica, ad esempio, il trasporto pubblico, sia molto poco competitivo, soprattutto nelle zone interne. Se siamo in una città e c'è un buon servizio di trasporto pubblico, certamente è competitivo anche rispetto, può essere competitivo in termini di costi e di tempi rispetto al muoversi in macchina. Come vi dicevo prima, effettivamente le cose, Aurelio, sono assolutamente quelle che, come dice lei, se io vado con il mezzo privato posso impiegare anche la metà di quello che impiego se vado con i mezzi pubblici. Questo è esattamente il gap da superare. Per questo dicevo che queste prospettive di sviluppo non possono più essere declinate solo sulla scala locale del singolo comune, ma devono avere una prospettiva più ampia, proprio perché se hanno una prospettiva più ampia riescono a intercettare delle opportunità, appunto legate per esempio al miglioramento dei sistemi di trasporto. Un comune molto difficilmente riuscirà a ottenere, che so, il rifacimento, il potenziamento di una linea ferroviaria, mentre un intero territorio può avere un pochino più di voce in capitolo nel fare una richiesta di questo genere, o nel chiedere, anche senza andare a un'infrastruttura comunque di costo e di impatto significativo come una ferrovia, che inevitabilmente richiede, anche nel momento in cui venisse approvata, richiede molti anni, quindi ha una prospettiva molto lunga. Molto banalmente uno potrebbe chiedere, che so, un potenziamento del trasporto pubblico stradale, ma anche questo, se lo chiede un singolo comune, magari con qualche centinaio di residenti, è abbastanza evidente che la cosa è poco fattibile. Molto più fattibile è invece il... Non capisco che continua a saltarmi la condivisione. Molto più fattibile è il fatto di provare a chiederlo come unione di comuni o come...
o addirittura come intero territorio provinciale, insomma, su una scala che sia un po' più ampia e che contribuisca a dare un po' più di massa critica, ma questa è una cosa alla quale siamo poco abituati. Questa è la nostra storia, quella in cui fra i comuni storicamente c'è più competizione spesso che collaborazione, che sinergia, e questo è un altro aspetto che va assolutamente superato, perché ormai sulla scala comunale, anche di una città, ma a maggior ragione di un paese, di un'area interna, sulla scala comunale si fa davvero molto poco. Allora, mancano 5 minuti, non so se ci sono altre domande, osservazioni, poi domani riprendiamo un po' da questa parte sul PNRR. Ho visto, stavo leggendo esatto l'osservazione che faceva Andrea, che è un po' tecnica, allora la leggiamo. Segnalo che tariffe regionali appena approvate nel 2019 trattano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione per residenze e direzionali turistici sono come base 6 volte superiori per unità di metro quadro a quelli industriali, commerciali in grosso. Quindi sono assolutamente, infatti è esattamente quello che dicevo, cioè dobbiamo uscire da questa dinamica, nel senso che quel tipo di tariffazione, probabilmente nel momento in cui è stata decisa, poteva anche avere un senso. Adesso io non so, se, non tanto le tariffe in sé, ma il modo in cui vengono concepite, non so se abbiano un'origine più o meno vicina nel tempo, però certamente quella struttura ci dice che favorisce o tenta di favorire un determinato tipo di insediamento rispetto ad altri. Anche qui il discorso è molto complesso, è chiaro che gli insediamenti produttivi, che si parli di pianura o di montagna, un valore ce l'hanno, nessuno pensa che debbano fermarsi o scomparire, perché questo non sarebbe pensabile, quindi tutto deve essere frutto di equilibri tutt'altro che facili da ottenere, ma sicuramente se per esempio c'è un contesto come questo, cioè 6 volte di più, è del tutto evidente che c'è qualcosa da correggere. Perché appunto, se per esempio volessimo convertire un po' il sistema economico del nostro Appennino e spostarlo un po' di più da attività produttive di tipo industriale, spesso oggi anche difficili di cui è difficile capire il senso, ad esempio verso la promozione di un certo tipo di turismo, e allora ovviamente la prima scelta dovrebbe essere quella di utilizzare per quanto possibile il patrimonio edilizio esistente, dopodiché si può anche porre il problema che debba esserci una certa quota di patrimonio edilizio nuovo, ed è chiaro che una situazione come quella che descrive Andrea chiaramente è poco compatibile con una prospettiva di questo tipo. Allora, mancano 2 minuti. Quindi io non faccio altro che ringraziarvi. Domani ripartiamo da qua, dal nostro PNRR, nel quale tutti noi riponiamo enormi aspettative e che secondo me ha senso conoscere anche nell'ottica in cui ne stiamo discutendo oggi. Vi confermo la raccomandazione che ho già fatto stamattina, cioè se nel frattempo vi vengono in mente idee, eccetera, o richieste o chiarimenti, appuntatevele e poi domani mattina le vediamo assieme. E io ringrazio Giulia per il tutoraggio e le lascio la parola per un saluto e vi ringrazio e ci vediamo domani. Hai il microfono spento, Giulia. Senso, ti hanno fatto un sacco di rumore, allora ho spento tutto. Niente, allora grazie mille Rolando, davvero grazie, vabbè, super, super interessante. Io volevo solo dire che vi invierò entro sera il link per i due collegamenti di domani, quello del mattino e quello del pomeriggio, e quindi niente, cioè.
In corner, una domanda. Se si potessero avere spunti per inserire parametri ambientali nel PUG regionali. Questa roba molto molto tecnica, provo, non è proprio il mio campo, ma provo a indagare se riesco a darvi qualche spunto. Non prometto niente perché non è il mio campo ed è una cosa molto molto tecnica, per cui però Sai cosa? studio un po'. Forse potrebbe essere uno spazio, probabilmente uno degli elementi di discorso anche dei prossimi webinar, specialmente se Esatto. proprio tenuto dal professor Zazzi o dall'architetto Caselli, potrebbe essere una delle argomentazioni. Se vuoi provare magari a prenderti l'appunto della richiesta e provare a inoltrargliela, potrebbe essere uno spunto magari per qualcuno dei prossimi. Va bene, grazie a tutti. Perfetto, grazie Buona mille. serata. A te e a tutti gli altri, ciao, grazie.